La 3M Perugia chiude la stagione con una vittoria 3-0 alle Toscane del Valdarno insieme a Castelfranco e conquista con merito la salvezza. Un obiettivo sulla carta non facile per una squadra che all'inizio stagione aveva tutti i pronostici contro, visto il netto ridimensionamento rispetto all'anno precedente. Il tecnico Guido Marangi invece è riuscito ad ottenere il meglio da un gruppo di ragazze che al di là delle valutazioni e capacità tecniche ha saputo mettere in campo costantemente sacrificio e senso di appartenenza. Ragazze sono sempre impegnate durante il campionato. Potevamo conquistarla con un turno d'anticipo probabilmente, ma ci sta. Stasera sapevano che era la partita decisiva e fin dai primi punti hanno dimostrato di voler meritare questa salvezza. Insomma. Quest'anno si era partiti con un progetto di valorizzare le ragazze nostre e le ragazze locali, ripeto, cercando anche la collaborazione della TUM Perugia, e ecco, questo progetto va rafforzato e ampliato. È del tutto evidente che per fare questo progetto così complesso c'è bisogno di tanta forza, tanta collaborazione sia dei dirigenti che degli atleti. Sapevamo già dall'inizio dell'anno che sarebbe stato un campionato tiratissimo. Ci siamo salvati all'ultima giornata, cosa che nessuno degli addetti ai lavori ci dava. Quindi abbiamo fatto una grande impresa, devo dire. Il momento più bello sicuramente è questo, perché è il coronamento di tutta la stagione, quindi sicuramente questo è il momento migliore della stagione. Ma dubbi sul salvarmi o meno? Adesso faccio il presuntuoso, però per come vedevo lavorare le ragazze in palestra, io è tanto tempo che lo dicevo a loro, che non avevo dubbi sulla salvezza. Magari certo, ho tenuto all'ultimo tuffo, è un po' più difficile, però pazienza, non è quello il problema. Però grossi dubbi sulla salvezza non ce l'ho mai avuti. Nonostante è stato un percorso difficile, penso che nessuna credeva di non farcela. Sicuramente ne abbiamo passate di tutti i colori, rispetto agli altri anni eravamo sicuramente un po', avevamo qualche elemento, rispetto agli altri anni avevamo dei cambi molto più validi, ma non per questioni di capacità, per questioni proprio di età. L'anno scorso c'erano dei cambi di persone di 27-28 anni che avevano fatto diversi campionati di questo livello e quindi ovviamente era molto più semplice, era una rosa molto più completa rispetto a quest'anno, ma c'è stato sempre l'apporto di tutte, a partire dalla Rine che è entrata, ha messo la battuta, a partire dalle giovani che sono venute all'allenamento anche dopo la partita magari dell'Under 18, l'allenamento dell'Under 18, prendono e vengono in palestra, quindi assolutamente c'è stato il contributo di tutte, più forte diciamo dal punto di vista umano dell'anno scorso, e questo secondo me ha fatto la differenza. È stato un anno molto, molto difficile e molto importante. Sapevamo sin dall'inizio che non sarebbe stato facile, sapevamo che sarebbe stata una lotta fino alla fine, come poi realmente è stato. Quindi diciamo nessuna sorpresa in quanto a fatica, però una grande soddisfazione per tutte noi, per la società, per noi ragazze che ci abbiamo messo veramente tutto il cuore che avevamo. È una soddisfazione doppia forse proprio perché a inizio anno nessuno ci dava fiducia. Abbiamo dimostrato poi sul campo che se veramente si intende lavorare tutti i giorni in palestra ci si mette il cuore, indipendentemente da compensi o quant'altro, veramente possono arrivare le soddisfazioni, quindi penso che possa essere un anno da esempio per tante persone. I commenti e le emozioni del dopogara hanno tenuto chiaramente banco rispetto ad una gara che ha regalato sprazzi di buon gioco e che ha visto emergere la maggiore determinazione delle padrone di casa. Il Valdarno insieme è sceso a Perugia senza grossi affanni, vista la salvezza già conquistata, ed ha fatto comunque la sua parte. Nel primo set la gara è stata a senso unico, mentre nel secondo e nel terzo le toscane hanno tenuto almeno fino alle battute finali.
la 3M Perugia però ha messo una marcia in più e coronato con una vittoria rotonda una stagione positiva conclusa con una meritata salvezza.